Di nuovo ben interconnessi con il sito www.stapradio.it e nel mondo di Spreaker Stefano Tini Stapp Radio e Roberto De Angelis RDA Radio. Su Spreaker, se volete essere più tranquilli e concisi, Stapp Radio, come stappare la bottiglia, potete scrivere a cerca nel mondo di Spreaker Stapp Radio oppure RDA Radio, Roma Domodossola Ancona, RDA Radio, scritto tutto attaccato. Su Stapp Radio saremo in diretta, su RDA Radio saremo in differita. Andiamo un attimo in extra time, perché quest'anno Questa è la Roma si occupa anche del mondo circostante il campionato giallorosso. Lo facciamo col giornalista Antonio Iozzo, al quale diamo subito il più cordiale buon pomeriggio. Ciao Antonio. Buon pomeriggio Roberto, buon pomeriggio a tutti. Allora Antonio, ti abbiamo strappato come al solito ai tuoi impegni professionali, la partita della Roma, come la vedi? Che sensazioni hai per quanto riguarda Roma-Cagliari? Una partita facilissima oppure è una Roma che dovrà stare molto attenta? Per la prima volta vedremo la Roma come saprà reagire all'impegno di Coppa. L'anno scorso la Roma ha fatto una grande stagione senza le coppe, quest'anno avrà il doppio impegno. In Champions League è stata una prima partita esaltante, la squadra ha distrutto gli avversari russi con un nettissimo 5-1, diciamo che il fatto di averla chiusa nel primo tempo potrebbe favorire la Roma nella sfida con il Cagliari, perché la Roma ha potuto in questo modo risparmiare un po' di energie importanti. È una Roma che è favoritissima, è una Roma che ha il morale a mille, è una Roma che però non deve deconcentrarsi, non deve sottovalutare l'avversario e soprattutto dovrà fare i conti con alcune assenze importanti. Potrebbe essere la partita di Yang Ambiwa, finalmente questo giocatore che è stata una stella nel campionato francese potrebbe dare il suo contributo alla causa giallorossa al centro della difesa, o è meglio schierare De Rossi più arretrato e schierare Keita in mezzo al campo? Da quello che so io ci sarà l'esordio di questo difensore, l'esordio dal primo minuto di uno degli ultimi acquisti di Walter Sabatini, un giocatore che come hai detto tu aveva fatto grandi cose nel campionato francese per poi deludere in quello inglese, quindi è un giocatore tutto da scoprire, le assenze sembrerebbero avvantaggiarlo in questo senso, dovrebbe avere una maglia da titolare, a lui dimostrare il suo valore. Veniamo invece al mondo circostante, inutile dirti che la partita di cartello, dopo che noi ci interessiamo in primo luogo di quella della Roma, è Milan-Juventus, ma per come si sono messe le situazioni di ambedue le squadre che hanno giocato solo la Juve ha giocato in Coppa, chiedo scusa, il Milan lo aveva elevato un po' troppo professionalmente, per come sono le cose un divario tecnico c'è, recita a favore della Juventus, per cui anche a Milano non ci dovrebbe essere partita. La Juve parte favorita, il primo a saperlo e il primo a dirlo è stato Filippo Inzaghi, però questo non vuol dire che l'esito sia scontato. Il Milan ha dimostrato buone cose nelle prime due partite, soprattutto un entusiasmo e una voglia di giocare che forse erano mancati lo scorso anno. È un Milan che soprattutto in fase offensiva è da temere, è una squadra che crea e segna molto e può vantare la fantasia di alcuni giocatori, su tutti Menez, reduce da un bellissimo gol di tacco contro il Parma. È un Milan che però ha grandi problemi in fase difensiva, perché vincere a Parma non è facile, hai vinto, hai segnato 5 gol, tutto bene fin qui, però prenderne 4 in una partita contro una squadra che per carità di buon valore ma non una grandissima squadra, prendere 4 gol contro un avversario modesto indica che ci sono dei problemi e che i problemi in difesa sono gravi. Se la Juventus manterrà le sue credenziali, se continuerà a dimostrarsi ottima in difesa, in fase difensiva, infatti finora non ha ancora subito gol nelle partite ufficiali, e farà il suo in attacco, probabilmente porterà a casa la vittoria, però non è una vittoria scontata, anche perché queste sono partite dal fascino particolare e tutte da gustare.
in Coppa dei Campioni e Coppa UEFA. Io continuo a chiamarla col nome tradizionale Coppa UEFA, no, è UEFA League, Champions League, Coppa dei Campioni e Coppa UEFA. Al volo sintetico, le due squadre che ti sono piaciute di più in tutta Europa, quali potrebbero essere? Proprio le italiane, c'è la rinascita del calcio italiano, o dobbiamo ancora vedere all'estero per vedere ottime squadre o buone squadre che giocano a pallone? Per parlare di rinascita del calcio italiano io aspetterei un po', perché il punto di riferimento è la Champions League, senza dubbio. È vero che le due squadre italiane hanno vinto entrambe, Juventus 2-0 col Malmo e Roma 5-1 col CSKA a Mosca, ma è anche vero che sia la Juve che la Roma hanno affrontato le squadre più deboli del loro girone, quindi io aspetterei conferme nella seconda giornata, quando la Juventus andrà sul campo di un Atletico Madrid molto arrabbiato e la Roma farà visita al City, quindi due partite difficilissime e due partite che ci potranno dire di più sul valore del calcio italiano. Senza dubbio però l'inizio tra Coppa Campioni e Europa League è stato ottimo, con nessuna sconfitta e tutte le squadre italiane che comunque hanno ben figurato e si sono dimostrate all'altezza. Antonio, per concludere, allora, la prossima volta che ci saranno le due partite di Coppa dei Campioni, la partita del martedì, che sarà, se non vado errato, appannaggio della Roma, si vedrà su Sky, quella della Juventus si vedrà su Mediaset Premium. Secondo te questo scempio, tra virgolette, come finirà? Quando finirà? C'è una maniera per farla finire? Ritroveranno gli accordi Mediaset e Sky, o si va allo scontro frontale? Perché qui si narra pure che Mediaset Premium potrebbe addirittura accendere canali sul satellite di Astra. È un discorso abbastanza complicato. Per quest'anno questa dialettica Mediaset Sky continuerà per tutta la stagione. Dal prossimo anno l'esclusiva passa a Mediaset, come hai detto tu, ci sono possibili accordi, possibili trattative, tutte da scoprire, però sono sempre discorsi difficili, sono sempre discorsi che possono riservare sorprese, perché parliamo di mondi in cui girano una quantità industriale di soldi, e quando gira il soldo, come sai bene anche tu, c'è poco da fare. Chi ha più soldi probabilmente è in grado di fare la differenza e di portare a casa quello che vuole. Mentre noi altri cittadini normali ci dobbiamo subire la crisi che lor signori dall'alto ci danno, no? E questa è la tremenda e amara realtà quotidiana. Antonio Iozzo, ti ringrazio immensamente e poi ti invito ufficialmente che quando avrai delle sorprese professionali e delle sorprese professionali in ambito televisivo o radiofonico, saremmo contenti se tu le enunciassi proprio in qui, in questo extra time, perché sei visto sulla tua pagina di Facebook, adesso la rubrica con te si chiama extra time di Questa è la Roma. Grazie Antonio, buon fine settimana e un saluto circolare a te e alla tua famiglia. Grazie Roberto, ricambio i saluti e auguro un buon fine settimana a tutti gli ascoltatori. Grazie Antonio Iozzo, di nuovo molto gentile. Ciao Antonio, grazie. Allora, ringraziamento così ad Antonio Iozzo, termina la rubrica dedicata all'extra time. Abbiamo parlato oltre che di Roma Cagliari anche di Milan Juventus. Il prossimo appuntamento tra qualche istante, non mancate, rimanete connessi su stapradio.it. Grazie.